tra pochissimi minuti partiamo con questo secondo appuntamento del Festival dell'Andare. Accomodatevi, tra poco si parte. Buonasera a tutti, io volevo iniziare con una frase di Confucio che è: ovunque tu vada, baci con tutto il tuo cuore. Mi piaceva molto iniziare così perché questa è una serata d'esordio, nonostante sia il secondo appuntamento di questa quinta edizione del Festival dell'Andare, partiamo con un passo nuovo, ma soprattutto con una location nuova che è Forte dei Marmi, Villa Bertelli. È un'emozione anche per me stare qui a presentare questo secondo appuntamento del Festival. Molti di voi già conoscono il Festival, la sua natura, i suoi obiettivi. Per chi ancora non ne fosse a conoscenza, voi dovete sapere che da questa sera entrerete in un vortice sano, entusiasmante, meraviglioso. Una giornata d'estate, insomma, bella, piacevole, il piacere di condividere, di conoscersi, di raccontarsi un po' e di guardarsi intorno, magari con un punto di vista diverso, con un'attenzione diversa. Ed è quello di cui parleremo poi stasera. Io sono molto emozionato perché ho a fianco a me due uomini che apprezzo moltissimo. Sono qui a portare i saluti dell'amministrazione comunale e vi auguro una buona serata. Mi limito a questo. Breve e conciso. Però è stato molto bello che... Stasera al Festival dell'Andare si è polemizzato praticamente a 360 gradi, non soltanto polemizzato, però si è parlato di cosa significa viaggiare, di cosa è il viaggio, cosa ha significato e cosa potrebbe significare nel futuro. Ma il viaggio per te, con tutta la tua esperienza, brevemente, che cosa significa? Il viaggio è incontro soprattutto, il viaggio è curiosità, il viaggio è cercare l'anima dei luoghi e spremere un pochino di storie che forse ti possono cambiare. Certo, qualcosa di molto diverso dal turismo d'assalto, mordi e fuggi, che ti permette al massimo di scattare un selfie e di comprare qualcosa da portarsi a casa. Come è cambiato il viaggio che fino a due secoli fa era appunto ancora un viaggio di scoperta, cioè ti permetteva di scoprire ciò che non conoscevi? Oggi sostanzialmente abbiamo visto tutto dal divano, come dici te. Come cambia questa idea? Abbiamo visto tutto e bisogna cercare di vedere qualcos'altro. La frase di José Saramago di prima, il viaggiatore torna sempre, è una buona chiave. È una chiave la curiosità, è una chiave, sviluppare ancora di più l'attenzione. Stasera al Festival dell'Andare, nella tappa, seconda tappa a Forte dei Marmi, a Villa Bertelli, si è polemizzato, si è parlato, si è raccontato del viaggiare come viaggio di turista e come viaggio a livello di conoscenza personale. Ma per lei, con la sua esperienza di giornalista in giro per l'Italia, cosa significa viaggiare? Viaggiare significa mettersi in rapporto con il mondo, in definitiva, non soltanto dal punto di vista geografico, ma anche e soprattutto dal punto di vista storico e quindi umano. Capire perché i luoghi sono fatti in una certa maniera, capire perché il nostro paese è fatto in una certa maniera e capire quanto questi luoghi e questa storia ci coinvolgono e contribuiscono a formare la nostra personalità.